ragazzi, allora oggi mi vedete tutta struccata perché ho deciso di tornare alle origini del mio canale e quindi fare un video review in cui testo, metto a confronto due prodotti simili e quest'idea è nata dal fatto che non so se avete visto nell'ultimo video haul, ho spacchettato questa spugnetta di silicone e dovete sapere che io ho scoperto l'esistenza di queste spugnette pochissimo tempo fa, anche se sono uscite ormai da 5-6 mesi e quindi appena l'ho visto ho detto oddio, la devo provare perché mi sembra una cosa strana, assurda, non so quanto possa essere efficace una cosina di silicone, però vedremo insieme e la confronteremo con la Beauty Blender. Ho preso al balzo l'occasione che dovevo fare questo video e l'ho ricomprata perché la mia è un pochino sporca in questo momento, anche se la lavo ci sono delle macchiette che non riesco a mandare via. E quindi ho detto, ma sì, compriamo un'altra Beauty Blender, devo fare il video. E dato che questa era una spugnetta di Bershka che è uscita per la prima volta adesso con la linea di make-up, non mi sono fidata, non l'ho ancora provata, non so dirvelo, però non mi sono fidata perché comunque non è appunto un marchio o un brand che fa make-up. E ne ho comprata un'altra da Capello Point, questa qui l'ho pagata 9 € se non sbaglio, della Brush Works. Quindi testeremo queste due insieme, 9 € spugnetta di silicone contro i 16 della Beauty Blender classica che io amo alla follia. L'idea di questa spugnetta in silicone in teoria nasce dal fatto che il silicone è un materiale liscio che non assorbe i prodotti, quindi in teoria con questa spugnetta si sprecherebbero meno prodotti rispetto alle classiche spugne che li assorbono. Non contiene lattice, non si sgretola, dura a lungo, questo è quello che dice la confezione. Come modo d'uso consiglia prima di spalmarlo e dopodiché picchiettare. Quindi adesso proveremo a seguire le sue indicazioni e fare il confronto con metà faccia con la Beauty Blender e metà faccia con questa spugnetta di silicone. Io ho paura, non sono molto fiduciosa, però non voglio partire prevenuta, quindi vi avvicino la telecamera e iniziamo. Eccoci qua, sono qui col mio cerchietto molto sobrio, perciò iniziamo ad applicare il fondotinta prima con questa spugnetta in silicone, eccola qua. Sembra un pochino una protesi per il seno, però a parte questo, vediamo come funziona. Come fondotinta vado ad usare principalmente questo qua di NYX che sto usando nelle ultime settimane, mi ci trovo da Dio, ed è il Total Control appunto di NYX. Comunque uso la tonalità 08 e la vado a mischiare con qualche goccina del Glam Bronze di L'Oréal perché sto perdendo l'abbronzatura piano pianino e non ho un fondotinta proprio di questo colore. Quindi mi stavo dimenticando, cioè che sbadata. Ho preparato tutto qui e poi mi dimentico di metterli, ovviamente. Cioè, come mio solito, devo mettere prima la crema di Clinique, anche questa la sto usando nelle ultime settimane e la adoro. Poi ne basta pochissima, infatti questa cosa è meravigliosa. Quindi crema messa e dato che voglio testare la spugnetta in condizioni normali, quindi come mi trucco io di solito, metto un pochino di questo primer della Benefit, il Professional, famosissimo. Io lo adoro, lascia una sensazione fighissima, rende la pelle super matte ed elimina a livello visivo i pori. Io lo vado ad applicare direttamente sul viso perché non ho voglia di impacciugarmi, quindi è una cosa che faccio sempre, lo metto direttamente sul viso. Di solito io metto il doppio di questa quantità sul viso quando vado a mettere il fondotinta e lo stendo col pennello. Questo qui è quello più scuro. Non so che lato usare, credo che siano uguali. Ok. È una sensazione molto strana perché è come se il fondotinta scivolasse via. Una cosa che c'è da dire è che è come se si moltiplicasse il fondotinta. Per ora non si è assorbito per niente. Non so se voi in telecamera lo vedete, ma ho praticamente tutte queste righe di fondotinta spiaccicato sul viso, ma non si è assorbito per niente. Però in teoria le fasi sono due, quindi stendere e poi tamponare. Perciò proviamo a tamponare. Si sta sfumando, però la sensazione è che la pelle non lo assorba davvero, mentre quando di solito lo tampono con la Beauty Blender è proprio come se il fondotinta si fondesse con la pelle. Allora, la zona più problematica è quella del naso, nel senso che qui sembra si sia abbastanza assorbito, mentre nella zona naso, anche se tampono, non viene. Sinceramente non sono molto convinta. Adesso proveremo la seconda applicazione con la Beauty Blender
E poi ne parliamo un attimo. Ovviamente l'ho bagnata, strizzata, asciugata, quindi iniziamo. Sarò di parte perché amo questa spugnetta, però. Spero che in telecamera si noti la differenza. Messo un goccio e non lo assorbe. Io non sono convinta, ragazzi. A livello di applicazione di fondotinta vince la Beauty Blender 10 a 2. In questa zona la spugnetta di silicone riesce a stenderlo abbastanza, ma nella zona del naso e della fronte è assolutamente problematica e poi ci vuole una vita per sfumare un prodotto che in 2 secondi riusciresti a sfumare molto meglio con la beauty. Proviamolo col correttore. Il correttore è il solito Prolonger Concealer di MAC, quindi striscio e poi tampono, striscio e tampono. Allora, con il correttore sembra funzionare un pochino meglio, però la sensazione che mi dà, anche se l'ha steso bene, è che comunque non faccia assorbire il prodotto, perché se io mi tocco mi rimane sulle dita e quindi secondo me dopo poco andrà tutto nelle pieghette. Proviamo invece la Beauty Blender. Beh, io la amo, cioè in 3 tocchi è fantastica. Proviamo adesso a sfumare la nostra terra in crema e vediamo. Inizio sempre con quella in silicone. Per sfumare il contouring non è male. Non è che mi piaccia tanto, non riesco a sfumare bene. Boh. Avevo sentito che alcune ragazze dicevano che era ottima per sfumare il contouring, ma secondo me nemmeno quello. Secondo me funziona bene solo nelle zone piane, quindi in questa zona del viso, mentre in tutti gli angoli, anche nella zona della fronte, no, io non ve la consiglio, non la promuovo. L'idea di inventare qualcosa per sprecare meno prodotti era buona, però secondo me non ne vale assolutamente la pena di comprarla perché non ha le stesse prestazioni, per esempio, di una Beauty Blender o di un qualsiasi pennello. Continuo a preferire la Beauty Blender, però c'è da dire una cosa a favore di questa spugnetta. Che nel lato in cui ho applicato il fondotinta con la Beauty Blender, il fondotinta, anche se è sfumato bene, un po' mi va nelle rughette, mentre da questo lato no, e nemmeno qui in alto. Quindi questa cosa va detta. Si vede che usando meno prodotto, ovviamente va molto meno nelle pieghette, quindi un punto a favore della spugnetta di silicone. Ho visto che esiste una spugnetta in silicone che da una parte è appunto fatta in silicone, mentre dall'altra ha la classica spugna tipo Beauty Blender, e forse quella può essere una bella alternativa perché riuscite a stendere il prodotto e usarne poco e allo stesso tempo tamponare con la spugnetta classica. Verdetto finale, io non vi consiglio di comprarla. È vero che non mi fa andare il fondotinta nelle rughette, però probabilmente usandone meno con la Beauty Blender riuscirei a evitare questo problema. Mentre avere questo cosino, ma sì, potete usarlo, però il problema è che alla fine secondo me usereste sempre un pennello che sfuma meglio le cose in tutte le zone del viso, anche perché secondo me la cosa migliore è avere un solo oggetto che funziona alla perfezione, non servono mille cose che funzionano poco. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video recensione, soprattutto con prodotti strani, scrivetemi giù nei commenti se mi consigliate qualcosa da provare. Lasciate un pollicino in su se questo genere vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ciao!